Con le leggi e il timore degli dèi si volle frenare un popolo fin troppo incline alle armi e si diedero norme affinché sulla forza prevalesse il diritto. Nell'alto Medioevo la caduta di Roma lascia nell'oblio anche la sua eredità culturale più grande a cui si riferiscono i versi di Ovidio. La Chiesa di Cristo ha dato a Roma un nuovo impero spirituale. Frammenti di memoria della grandezza passata si conservano nelle biblioteche dei monasteri. Alla laboriosità dei monaci si deve in gran parte la salvezza della letteratura classica conosciuta. L'attenzione per il diritto romano riemerge in Occidente dal lungo oscuramento della memoria dopo l'anno 1000 per merito dei dotti bolognesi. Questo sapere tecnico, senza incanti, comprensibile a una cerchia ristretta di specialisti, riprende così, dopo mezzo millennio, un itinerario eccezionale e complesso che dalla Roma arcaica lo porterà a segnare di sé la storia moderna, il suo senso comune di giustizia e legalità, l'organizzazione sociale e i rapporti fra le classi di una vasta parte d'Europa. A Bologna, dove lavora Irnerio, facendo un nome per tutti, si sviluppa fino a tutto il 200 un fervore di ricerca che ne fa l'università più importante d'Europa per le scienze giuridiche. Come avviene sovente per il sapere medievale, questa rinascita ha origine dal ritrovamento di un testo, i Digesta di Giustiniano, in una versione detta Vulgata o Littera Bononiensis. Un'altra versione, la Littera Fiorentina, è in Occidente il più antico manoscritto dei Digesta e pone per lungo tempo sottili problemi di confronto con la Vulgata.
i nuovi giuristi bolognesi, detti glossatori, per il lungo e appassionato lavoro di commento ai Digesta, possono essere considerati i primi giuristi europei. I Digesta sono insieme un codice e un'antologia del sapere giuridico romano. Vengono redatti nel VI secolo d.C. dall'imperatore romano d'Oriente Giustiniano, quando l'impero d'Occidente è già caduto. Senza questo libro, oggi non sapremmo quasi nulla del diritto romano, perché la restante tradizione giuridica scritta è andata completamente perduta, come del resto tanta parte della letteratura greca e latina. E l'Europa, il mondo, senza i Digesta di Giustiniano, sarebbero diversi. A Bisanzio, nel VI secolo, Giustiniano ordina a una commissione di esperti la redazione dell'imponente raccolta dei testi legislativi imperiali da Adriano in poi e di opere di giuristi vissuti nell'età d'oro del diritto romano dal I secolo avanti al III secolo d.C. Nasce il Corpus Iuris Civilis, il monumento del diritto romano. Delle quattro opere che lo compongono, i Digesta contengono la parte più importante e originale del sapere giuridico antico. È un testo intimamente e volutamente ambiguo, uno straordinario mosaico di brani ricavati dagli scritti di grandi giuristi romani. La loro composizione segue un disegno sistematico, come un immenso ciclo pittorico. Un'analogia fra i Digesta e i mosaici ravennati potrebbe vedere innumerevoli frammenti della letteratura giuridica romana al posto dei tasselli di pietra policroma. La cultura del mosaico occupa nella mentalità bizantina uno spazio privilegiato. È uno specchio della totalità ordinata e molteplice del cosmo come emanazione di Dio. Nel progetto politico e ideologico di Giustiniano, l'opera deve assolvere a una duplice funzione. Deve innanzitutto costituire un vero e proprio codice che garantisca, con l'autorevolezza dei classici, la certezza del diritto per la rinascita della società e dello Stato bizantino nel VI secolo. Ma altrettanto importante è l'altro compito affidato ai Digesta, quello di salvare nella sua parte migliore l'eredità letteraria del pensiero giuridico romano, sottraendola alla distruzione della sua tradizione manoscritta. Un disastro che già agli inizi del VI secolo si profila in tutta la sua gravità. Questo salvataggio, per molti aspetti grandioso, avviene però attraverso una drastica selezione. Il lascito letterario dei giuristi romani non viene recuperato nella sua interezza e nemmeno in proporzione cospicua rispetto alla totalità delle opere originali, le quali vengono anzi ridotte in frantumi dai compilatori giustinianei. Solo una piccola parte dei frammenti così ottenuti trova posto nel mosaico dei Digesta. Il resto rimane definitivamente sepolto nel silenzio della storia. E i professori bizantini non si limitano a sacrificare gran parte degli antichi testi. Talvolta introducono anche arbitrarie modifiche in ciò che resta, specialmente dove la scrittura originaria non appare adeguata alle esigenze dei nuovi tempi.
La storia del diritto romano può iniziare dalla figura simbolo del sacerdote. Nella Roma arcaica si forma insieme alla religione una rete di regole sui comportamenti sociali. È il nucleo più remoto del diritto. La pronuncia di queste regole sul patrimonio, il vicinato, l'eredità, le parentele è riservata ai pontefici. In seguito, per gradi, il sacerdote viene sostituito in queste funzioni dal nobile repubblicano. Rispondere su questioni di diritto diventa un privilegio aristocratico legato all'egemonia della nobiltà patrizio-plebea. Nel secolo tormentato tra i Gracchi e Augusto emergono i primi autori di cui si utilizzeranno le opere nei Digesta di Giustiniano. Poi, durante i primi secoli dell'impero, si impone come nuova figura simbolo il giurista consigliere del principe. Salvio Giuliano ispira molte delle scelte politiche di Adriano. L'ultima figura simbolo è il giurista grande funzionario, che dai Severi in poi è chiamato a gestire su scala mondiale un vero stato burocratico e accentratore insidiato ormai da contraddizioni e gravi pericoli. Si scrivono in questo periodo le opere fondamentali per i Digesta e i successivi recuperi del pensiero giuridico antico. Sullo sfondo di una potenza che domina il mondo, il diritto romano è uno strumento fondamentale per l'egemonia dell'impero. Sotto questo aspetto va inquadrato nel processo storico di un popolo che si fa Stato. Leggi e diritto, istituzioni e Stato sono i termini su cui poggia la storia di Roma. A Remo apparvero 6 avvoltoi e soltanto dopo Romolo ne vide 12. Uno pretendeva il regno per la priorità nel tempo, l'altro per il numero. Come tutte le città-stato dell'antichità, anche Roma costruisce sulla sua fondazione un complesso di miti come quello riportato da Plutarco. Oggi gli storici considerano con giusta attenzione queste leggende, riconoscendo che sotto ognuna di esse si trova uno strato profondo di storia. La storia di Roma comincia nell'VIII secolo avanti Cristo ed è una storia di re, che forse erano più dei famosi 7. La prima città si stabilizza su una rete di poteri fragile ma ben delineata: la religione, le armi, le famiglie, la proprietà della terra. La struttura istituzionale delle origini è una sorta di meccanismo politico-religioso basato su re guerrieri e su sacerdoti sapienti, custodi della memoria dei gruppi e del culto degli dei. Le istituzioni e la società della prima Roma subiscono un'irreversibile svolta nel VI secolo con Servio Tullio, forse il primo vero personaggio storico fra i re. Egli riforma l'esercito accogliendo in esso, oltre gli aristocratici, tutti coloro che superano un certo censo. Si creano combattenti nuovi, svincolati dai vecchi clan gentilizi.
La parola centuria indica la quota di soldati fornita da ogni gruppo delle varie classi sociali, ma anche l'unità di voto alle assemblee e l'unità di superficie nell'assegnazione delle terre. La politica nasce a Roma, come altrove, sulle spade dell'esercito, secondo un processo per cui chi combatte rivendica un diritto di voto in assemblea. Dalla fine del VI ai primi decenni del III secolo a.C. si evolve la transizione dalla monarchia al consolidamento dell'ordine repubblicano, dominato a lungo da un'aristocrazia sempre in bilico fra aperture democratiche e chiusure nei suoi privilegi. Secondo un antico racconto ricordato da Cicerone, uno scriba di Appio Claudio Ceco, Gneo Flavio, gli sottrae e consegna al popolo scritti che divulgano conoscenze giuridiche riservate ai pontefici. È probabile che la tradizione nasconda una premeditata azione in chiave antiaristocratica del patrizio Appio Claudio, più famoso per le grandi opere pubbliche che portano il suo nome e per la sua tenacia nella guerra contro Pirro. Le lotte e i contrasti sociali raggiungono a Roma un compromesso fra il vecchio patriziato e la parte più ricca della plebe. Si forma così quel blocco patrizio-plebeo su cui poggia la Costituzione repubblicana. Le istituzioni fondamentali della Repubblica sono il Senato e le Assemblee. Il Senato è una struttura aristocratica e oligarchica, il cui carattere democratico è sempre parziale. È formato dalla nobilitas, patrizio plebea, come punto d'incontro delle grandi famiglie al cui nome è legata la storia di Roma. Dirige soprattutto la politica estera. Le assemblee si esprimono attraverso i comizi, dove il potere democratico, nei limiti in cui si manifesta, è esercitato dal popolo per votazione diretta. Vi si eleggono i magistrati maggiori, consoli e pretori, quasi sempre fra i membri della nobilitas. I consoli hanno compiti prevalentemente militari, i pretori giurisdizionali. I consoli sono eletti a 2 e i pretori fino a 8 per volta e per un solo anno. È un'idea romana frazionare il potere e imporgli limiti nel tempo. Le ragioni della vittoria su Annibale sono per Polibio anche politiche. Pur avviliti per le sconfitte militari, i Romani, per i loro ordinamenti politici e per la saggezza del Senato, si presero completa rivincita sui cartaginesi e dominarono il mondo. Nel primo secolo a.C. si sviluppa e si conclude la lunga crisi della Repubblica. La vicenda dei fratelli Tiberio e Gaio Gracco di famiglia patrizia ne costituisce il preludio. Tiberio cerca di imporre una riforma agraria. Mira a ricostituire una classe media di proprietari terrieri, restituendo la terra ai contadini espropriati e limitando le dimensioni della proprietà fondiaria. Scrive Plutarco. Il popolo, con scritte sui muri delle case, faceva appello a Tiberio Gracco perché restituisse la terra ai poveri. Tiberio non preparò la sua legge da sé, ma si valse del consiglio di cittadini insigni, quali Crasso, sommo sacerdote, e il giurista e console Publio Mucio Scevola. Era formidabile ogni volta che saliva in tribuna e cominciava a parlare al popolo intorno a lui. Le belve che abitano l'Italia, soleva dire, hanno ciascuna una terra per riposare. Coloro che per l'Italia combattono e muoiono non hanno che l'aria e la luce del sole. Sono soldati ingannati.
In battaglia i comandanti li esortano a difendere dal nemico il focolare e la tomba degli avi. Ma nessuno di questi innumerevoli romani ha un altare di famiglia né un sepolcro degli avi. Combattono e muoiono per difendere la ricchezza altrui. Vengono chiamati i padroni del mondo e non possiedono una sola zolla di terra. Viene provocata una sommossa in cui Tiberio viene linciato. Il fratello, Gaio, riprende i suoi progetti. Scrive ancora Plutarco. Nelle leggi che propose Gaio Gracco si prevedeva la divisione dell'agro pubblico fra i cittadini più poveri, la fornitura gratuita del vestiario ai soldati, diritto di voto agli italici pari a quello dei romani e infine l'abolizione del privilegio che faceva dei senatori i soli giudici nei processi. Sconfitto, Gaio Gracco si fa dare la morte da uno schiavo. La crisi si aggrava quando la rivoluzione passa dai tribuni come Tiberio e Gaio Gracco a Mario, Silla, Pompeo, Cesare, che dispongono di legioni armate. L'esercito assume un forte peso nelle vicende politiche. Il blocco sociale aristocratico si rompe e la lotta si radicalizza fra optimates, vicini alla proprietà agraria, e populares, espressione dei ceti mercantili emergenti. Il grado di pericolo raggiunto dalla situazione politica di Roma si rivela con la congiura capeggiata dal nobile Lucio Sergio Catilina. Scrive Sallustio. In una città così grande e corrotta, non fu difficile a Catilina raccogliere intorno a sé i dissipatori e i criminali. Non c'era degenerato, adultero, pappone, giocatore, ubriacone, scialacquatore indebitato, parricida, sacrilego, non un perseguitato dalla legge, uno spergiuro o un sicario che non fosse dei suoi. Cicerone, console, denuncia la congiura in Senato con 4 famose orazioni. Per un semplice sospetto di sedizione, Gaio Gracco fu ucciso, nonostante la gloria dei suoi avi. Secondo quel decreto, Catilina, dovresti essere giustiziato senza indugio. Invece vivi e perseveri nei tuoi folli propositi. Il Senato sa, il console vede, e costui vive. Viene al Senato, delibera, e intanto adocchia quelli tra noi che ha deciso di uccidere. Qui, senatori, nel consesso più austero e nobile del mondo, sono tra noi gli uomini che progettano la rovina di questa città, e dunque del mondo. Nella cronaca di Sallustio, Catone è durissimo contro la degenerazione morale che ha prodotto tanto pericolo. Non crediate che i nostri avi abbiano fatto grande questa repubblica con le armi. Altri furono i mezzi. Laboriosità in patria, giusta autorità fuori, libertà di spirito nelle assemblee. Ora abbiamo soltanto lusso e cupidigia, miseria nelle finanze pubbliche e opulenza in quelle private. Ci piace la ricchezza, ma anche l'ozio. Non c'è più distinzione fra onesti e furfanti, e gli imbroglioni si accaparrano i premi dei meritevoli. Ma non meravigliatevi. Ciascuno di voi delibera solo a proprio vantaggio. Siete schiavi a casa dei piaceri, qui delle clientele. È logico che vi sia chi si getta su una repubblica senza difesa. La conquista di un impero mondiale non è conciliabile col mantenimento della Repubblica. Dopo la concessione della cittadinanza agli italici, Roma è una città-stato grande quanto l'Italia. La democrazia diretta, con leggi votate dal popolo in assemblea, non è più possibile. Dopo i tentativi dei Gracchi, dopo la rozza politica di Mario, la restaurazione di Silla e le esitazioni di Pompeo, Cesare tenta di coniugare una nuova autocrazia e la mobilitazione democratica. Nasce il cesarismo, una forma nuova della politica destinata, nonostante il fallimento personale di Cesare, a durare a lungo.
L'obiettivo di Cesare è una sorta di monarchia illuminata il cui rapporto diretto tiranno-popolo tende a scavalcare l'aristocrazia. Egli ottiene la dittatura a vita e il titolo di imperatore, che indica chi è investito di poteri supremi, soprattutto militari. È anche pontefice massimo, censore e titolo onorifico padre della patria. La sua effigie è impressa sulle monete. Della congiura ordita ai suoi danni da un gruppo di senatori con a capo Bruto e Cassio, scrive Plutarco. Cesare disse di Bruto: non so cosa voglia, ma certo lo vuole intensamente. Molti discorsi di amici e molte scritte dei cittadini stimolavano Bruto ad agire. Sulla statua del suo avo, che aveva rovesciato i re, scrissero: ci fossi tu, Bruto. E a lui dicevano: tu non sei il vero Bruto, dormi? Cassio, insofferente di ogni tirannia, lo andò a trovare. E Bruto gli disse: sarà mio dovere anche morire per difendere la patria. Nel 44 avanti Cristo, Cesare viene ucciso nel Senato. È l'ultimo disperato atto in difesa della Repubblica. Ma già subito dopo l'assassinio, i congiurati sono costretti alla fuga e poi definitivamente sconfitti da Ottaviano Augusto e Marco Antonio. Delle istituzioni repubblicane, alcune, come il Senato, sopravvivono con un potere sempre più ridotto rispetto al passato. Altre scompaiono o mantengono poco più che il nome. Augusto attua sul progetto di Cesare una correzione che conclude definitivamente la storia repubblicana. L'idea di Cesare subisce una revisione che ne sacrifica la parte più accentuatamente popolare a favore dei ceti tradizionalmente dominanti e soprattutto dell'aristocrazia. La Costituzione augustea è caratterizzata da una concentrazione di potere nella figura dell'imperatore, il quale, sostenuto nelle sue decisioni dal Senato, si pone come garante dell'equilibrio fra i ceti. In questo modo si coniugano, a differenza di quanto è avvenuto con Cesare, la nuova autocrazia e la vecchia aristocrazia, mantenendo inoltre, negli aspetti più immediati, il rispetto della tradizione repubblicana. La riforma di Augusto ha una fortuna che si protrae nel tempo per oltre un secolo, fino a Traiano. Per tutta la durata del principato di Augusto, l'impero conosce un periodo di prosperità che trova eco nei versi di Virgilio, dove Anchise mostra a Enea le anime dei nascituri eroi romani. Questo è il divino Augusto, l'uomo promesso a Roma da sempre. Egli riporterà l'età dell'oro. Giuridicamente, nessuna legge garantirebbe la successione ai discendenti di Augusto, che tuttavia fa in modo da assicurarla al figliastro Tiberio. Finisce così il regime repubblicano, il cui valore costituzionale può sintetizzarsi in una frase di Tito Livio, quando afferma che solo nella Repubblica il popolo romano è libero, perché le leggi sono più potenti degli uomini. È anche un'idea di Cicerone. Per poter restare liberi, siamo tutti servi delle leggi, le quali parlano a tutti, sempre, con una sola e identica voce. Tra i successori di Augusto, che si comporteranno sempre più apertamente come monarchi, il primo, Tiberio, è ancora molto legato ai valori del vecchio regime. Scrive lo storico moderno Santo Mazzarino. A lungo Tiberio aveva esitato prima di accettare la successione ad Augusto. Con convinzione salda aveva mostrato di volere evitare il grave peso. In quella occasione era desideroso di rendersi utile come cittadino,
piuttosto che come principe. Infine aveva vinto il Senato e Tiberio si era piegato al compito suo con l'animo del senatore di antico ceppo che era stato collega di Augusto, ma anche cosciente di seppellire per sempre, con la sua accettazione, l'antica libertas senatoria, già scardinata da Augusto, rispetto al quale Tiberio fa dei passi indietro. La sua rinuncia al prenome imperatore, come al titolo padre della patria, investe la sostanza stessa del principato. E infatti i suoi successori dovranno recuperare, poco a poco, i titoli di Augusto, che ancora nella tarda romanità sono considerati costitutivi di ogni nomina imperiale. Tiberio deve attuare la monarchia augustea, cioè la conclusione della rivolta popolare del primo secolo avanti Cristo, senza godere del prestigio che ha circondato la personalità di Augusto. Dopo Tiberio, con i principi della famiglia Giulio Claudia, sembra che si attui dall'interno una inesorabile degradazione della situazione politica. Vespasiano, Tito e Domiziano restituiscono dignità all'impero attraverso un ritorno alla tradizione augustea. Domiziano instaura negli ultimi anni del suo principato una brutale tirannia che termina con l'ascesa al potere di Nerva e poi del primo imperatore straniero, Traiano. Egli possiede virtù militari e ampiezza di concezioni strategiche degne di Cesare e porta l'impero alla massima estensione. Ma è anche l'ultimo imperatore che riesca a conciliare le esigenze amministrative del dominio su un territorio immenso e su popoli di tutte le razze, con il modello costituzionale di Augusto. Plinio il Giovane parla del suo rispetto per l'autorità del Senato e del suo impegno civile non inferiore a quello militare. Aperse vie, spalancò porti, dotò nuovamente le terre di strade, riattò le comunicazioni del mare con la terra e della terra col mare, e con il commercio e i mercati congiunse così strettamente popolazioni remote che quanto veniva prodotto in una regione sembrava esserlo in tutte. Senza recare ingiustizia a nessuno, tutte le annate apportano un'abbondanza che straripa al di là delle nostre esigenze. Il successore, Adriano, toglie alla Costituzione augustea ogni carattere repubblicano. Tutti i privilegi riservati all'Italia e all'aristocrazia sono sommersi da una concezione universale dell'impero, dove le grandi città di provincia prendono la stessa importanza delle città italiche. Per amministrare questa nuova realtà, eterogenea e policentrica, nasce la prima autentica burocrazia imperiale. Durante i regni di Adriano e Antonino Pio, 43 anni di relativa pace rendono il nome di Roma venerato da tutti i popoli. Dopo un periodo di guerre di frontiera e gravi disordini interni, viene eletto dalle proprie legioni Settimio Severo. Con lui il modello di governo adrianeo si evolve verso una vera e propria macchina burocratica statale con compiti di controllo sociale ed economico sempre più estesi. Nel III secolo l'impero sembra crollare su se stesso. Alle spinte disgregatrici si danno risposte militari che possono solo rinviare la catastrofe.
Un estremo tentativo di riforma è compiuto da Diocleziano. Egli divide l'impero in una parte orientale e una occidentale, su cui regnano i due Augusti e, a loro subordinati, due Cesari. Si instaura un governo a quattro, la tetrarchia. Scrive Gibbon. Diocleziano può considerarsi come Augusto fondatore di un nuovo impero. Più politico che soldato, rinunciava all'impiego della forza quando bastava la politica. Molti predecessori di Costantino hanno perseguitato i cristiani. Costantino ne fa preziosi alleati. Costantino perseverò fin quasi ai 40 anni nella religione pagana. Era particolarmente devoto ad Apollo. Dopo la conquista dell'Italia, con l'editto di Milano, restituì la pace ai cristiani. Secondo le tolleranti nozioni del politeismo, egli poteva riconoscere il loro Dio come una delle molte divinità. I primi cristiani facevano derivare l'istituzione del governo civile non già dal consenso del popolo, ma dai decreti del cielo. Anche se l'imperatore avesse usurpato lo scettro con tradimenti e stragi, egli assumeva automaticamente un carattere sacro come vicario della divinità. Nell'ordine della provvidenza, principi e tiranni sono ministri del cielo, destinati a governare i popoli della terra. La medesima provvidenza poté eleggere Costantino a protettore del mondo cristiano. E la tragica fine dei suoi rivali, che dividevano col favorito del cielo le province dell'impero, soddisfece lo sdegno e le ardenti speranze dei cristiani. I cristiani non hanno dubbi sul fatto che il loro eroe sia ispirato dal Signore degli eserciti e che il suo impero corrisponda ai disegni della provvidenza. Questa certezza genera su Costantino un fiorire di leggende, la cui eco si prolunga nell'arte figurativa fino all'età moderna. Caduto l'impero d'Occidente, Teodorico diventa re d'Italia. Riserva ai Goti la difesa del regno, ma deve affidarne l'amministrazione ai Romani, la cui soggezione è sintetizzata nella vicenda del nobile Boezio, ingiustamente accusato e giustiziato. L'ultimo romano degno di Catone e Cicerone, scrive Gibbon, osa resistere senza armi né paura alla collera di un barbaro per difendere la dignità del Senato. L'impero romano d'Oriente sopravvive alla caduta di quello d'Occidente per un millennio. Un brano di Gibbon può dare un'idea dell'evolversi nel tempo della differenza fra le due parti della romanità. Quando gli imperatori d'Oriente ebbero perduto di vista il Senato e la loro antica capitale, dimenticarono la natura del loro potere. Le cariche di console, censore, tribuno, di cui quel potere si formava, ne rivelavano l'origine repubblicana. Il nome di imperatore, dall'alto significato che aveva dovunque si parlasse latino, finì per non denotare più il generale degli eserciti, ma il sovrano. E fu unito al titolo di Dominus, che esprimeva non l'autorità di un principe sui sudditi, ma il dispotismo di un padrone sugli schiavi. Anche i titoli della divinità furono usurpati e trasmessi a una successione di imperatori cristiani. Nell'Europa del basso Medioevo, l'influenza di Roma, per vie diverse, si esprime attraverso due poteri contrastanti e in lunga lotta fra loro. Del Sacro Romano Impero, rifondato da Carlo Magno, si proclama erede, fra gli altri, Federico I di Svevia, detto il Barbarossa.
il nuovo impero spirituale della Roma cristiana, usando l'arma della scomunica e fomentando coalizioni fra i comuni italiani, oppone il prestigio della Chiesa alla forza militare del sovrano germanico, soprattutto quando questi pretende di nominare vescovi o di unire l'Italia in un'unica monarchia. E forse proprio l'Italia come nazione ne riceve la peggiore sconfitta. La storia di Roma ha cristallizzato intorno a una città la più lunga continuità politica che l'Europa abbia mai conosciuto. È una storia che si svolge in Occidente per non meno di 13 secoli, dagli inizi dell'età del ferro agli albori del feudalesimo. Ma in Oriente, nella nuova Roma costantiniana, Bisanzio, si arriva alle soglie del mondo moderno. La continuità di questa lunga vicenda è data innanzitutto dalla durata di alcune istituzioni politiche e di un modello costituzionale, quello della res publica, che si esprime all'inizio come governo di una città-stato e poi come punto di riferimento di un impero universale. L'esame dall'interno di questa lunga evoluzione affascina Machiavelli al punto da fargli considerare la storia di Roma come un grande laboratorio per la nascita della teoria politica moderna. E considerando gli effetti del dominio romano sugli altri popoli, lo storico moderno Paolo Desideri afferma che il processo di romanizzazione rappresenta il fenomeno forse più grandioso che si sia dato nella storia della civiltà umana. La riduzione a un'età politica e omogeneità culturale di un complesso di popoli e stati, sottomessi con la forza delle armi, ma associati poi alle funzioni di governo, fino al punto da restarne quasi cancellata la distinzione originaria fra vincitori e vinti, sostituita gradualmente da una distinzione fra classi sociali, al di là di ogni riferimento etnico o geografico. Tutto ciò costituisce un modello che dura oltre la caduta di Roma fino ai nostri giorni. Scrive Bacone. Nessuno fu più pronto dei romani ad accogliere gli stranieri, intimamente assimilandoli. Era loro costume concedere la cittadinanza non solo ai singoli, ma a intere famiglie e persino a città e nazioni. Con le colonie, poi, mettevano radici in altri popoli. Si può dire dunque non che Roma dilagò per il mondo, ma che il mondo si riversò in Roma. E fu questa la via della grandezza. Non è escluso che Bacone abbia in mente possibili riferimenti con la politica imperiale inglese. E l'impero romano, nel sospetto che possa costituire argomento di legittimazione per moderne pretese imperiali, appare ovviamente ad altri un modello tutt'altro che positivo. Il pensiero e l'azione politica si evolvono verso forme istituzionali di Stato sempre più mirate alla giustizia sociale, al benessere e ai pacifici rapporti internazionali. Pur non essendo più un modello diretto, Roma resta un termine di paragone storicamente inevitabile, sia in positivo che in negativo. Montesquieu prende Roma come esempio dei mali connessi all'imperialismo. I romani hanno spento la libertà e indebolito il mondo intero. Ma Hume avverte. Prima della fondazione dell'impero romano, l'umanità era in stato di grave disordine e inciviltà. G.
Gibbon considera i due secoli dell'impero, da Cesare a Marco Aurelio, il periodo della storia universale in cui l'umanità ha avuto il destino più felice e fiorente, poiché la libertà delle comunicazioni diffondeva i vizi, ma con eguale rapidità il progredire della vita civile. Nella sua spietata requisitoria contro l'impero romano, Herder scrive: il nome di Roma collegò genti e terre che non s'erano mai conosciute. Secoli di dominio romano agirono in profondità, furono una vera tempesta che penetrò nel più intimo sacrario delle concezioni nazionali di ogni popolo. Nemmeno Herder può evitare di riconoscere in Roma un evento storico di tale vastità da condizionare per vie innumerevoli tutta la successiva storia del pensiero politico e giuridico europeo, e quindi anche i fondatori dei principi su cui poggiano le moderne democrazie parlamentari, come, citando uno per tutti, Jean-Jacques Rousseau. Se lo Stato è una persona morale, la cui vita consiste nell'unione dei suoi membri e la cui cura più importante è quella della propria conservazione, è necessaria una forza superiore e coattiva per disporre ogni parte nel modo più conveniente al tutto. Come a ogni uomo la natura dà potere assoluto su tutte le sue membra, così il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutti i suoi membri, guidato da una volontà generale. Ma dobbiamo considerare, oltre la persona pubblica, gli individui che la compongono, la cui vita e libertà sono naturalmente indipendenti da essa. E si deve distinguere nettamente tra i doveri dei cittadini come tali e il loro diritto naturale come uomini.